In collegamento con l'avvocato Tiziano Chirico, cittadino di Agropoli, per parlare di una bellissima iniziativa che è stata realizzata presso l'Istituto Comprensivo Agropoli San Marco. Ben trovato Tiziano. Ben trovata a te e a quanti ci ascoltano e grazie dell'invito. Bene, allora Tiziano, dispositivi per la sanificazione dell'aria e delle superfici sono stati installati dall'Agropoli Cilento Servizi in queste ultime settimane nell'Istituto Comprensivo Agropoli San Marco, una iniziativa lodevole, importante per tutelare la salute dei più piccini. Ce ne puoi parlare, anche se ecco, ho saputo che questa iniziativa ti vede protagonista in prima persona. Sì, in effetti l'estate scorsa gli addetti ai lavori riferivano che a partire dall'autunno l'Italia sarebbe andata incontro alla quarta ondata pandemica. E, ovviamente è venuto spontaneo pensare che il contagio si sarebbe servito, così come sta succedendo, soprattutto della fascia di età che va dagli 11. Ovviamente perché la fascia di età che al tempo ancora non era vaccinabile e anche oggi, pur essendo vaccinabile da pochi giorni, è evidente che come per le altre fasce di età non tutti i bambini saranno vaccinati e anche i vaccinati non avranno i benefici immediatamente, ma comunque potranno andare avanti. E d'altronde si tratta di utilizzare più rimedi possibili. I numeri di questo periodo ci fanno capire quanto sia importante utilizzare più rimedi possibili per difenderci. Quindi è vero che è partita da me, è stata una mia proposta, ma è anche vero che non sarebbe stata realizzabile se non ci fosse stata la disponibilità da parte, il supporto da parte della dirigente, come del Presidente del Consiglio d'Istituto, come del Consiglio d'Istituto tutto, come delle aziende private che, sollecitate da noi, hanno dato volontariamente dei cospicui contributi. Questo perché? Perché pur essendo l'Istituto, pur avendo impiegato tutto quello che poteva per l'acquisto dei dispositivi, non ci saremmo arrivati, perché si tratta di un investimento importante. Nemmeno abbiamo avuto la possibilità di attingere al bilancio dell'ente locale, complice anche la pandemia, perché non c'era possibilità. Non potevamo gravare sulle famiglie, considerando il periodo difficilissimo in cui si trova, e quindi abbiamo optato per le aziende. E grazie quindi anche al loro contributo siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo. Tiziano, dove sono stati previsti questi dispositivi? Ecco, dove sono stati installati, per la precisione? Come è un'iniziativa del nostro istituto, l'Istituto Comprensivo San Marco di Agropoli, lo abbiamo previsto per i quattro plessi di Agropoli che dipendono da noi. Vale a dire quello di Mattine, i due di San Marco, cioè di via quello di Via Verde e quello di Via Padre Giacomo Selli, e quello di Cannetiello in località Madonna del Carmine. Oltre anche al plesso di Torchiara, che dipende sempre da noi, anche se Torchiara, almeno fino a pochi giorni fa, mi risulta che ancora non hanno provveduto a installarli per problemi logistici che hanno avuto. Per quanto riguarda invece i quattro plessi di Agropoli, già da circa un paio di settimane prima dell'interruzione delle feste natalizie, già sono stati montati e sono stati già regolarmente in funzione. E cosa fanno i dispositivi? Insomma, come funzionano? Ce lo puoi spiegare? Allora, i dispositivi sanificano l'aria e per ricaduta anche le superfici e i tessuti presenti negli ambienti trattati. In che modo? Decomponendo le particelle di virus presenti, come dei batteri, delle muffe e di qualunque altro agente inquinante che normalmente può essere presente negli ambienti.
Tutto questo anche col beneficio di neutralizzare i cattivi odori che ci possono essere nell'ambiente. Come funzionano? La tecnologia che è alla loro base prevede, beneficia dell'azione combinata del biossido di titanio con quella dei raggi ultravioletti. Agendo insieme rilasciano nell'aria delle particelle di perossido di idrogeno, vale a dire l'acqua ossigenata, insieme a dei radicali che sono presenti naturalmente nell'atmosfera come nell'organismo umano. E tutto questo H24. Questo è un grande vantaggio di questa tecnologia. Ricordiamo che è una tecnologia che è figlia di un brevetto NASA. Viene utilizzato da tempo dalla NASA per sanificare allo stesso modo gli ambienti molto angusti delle navicelle spaziali durante le loro missioni. Quindi questo è giusto per far capire di che tipo di benefici stiamo parlando. Parliamo di prodotti così meramente domestici o di come potrebbe sembrare di qualcosa di più. E col grande vantaggio che c'è un consumo molto basso. La manutenzione è semplice e anche molto economica perché prevede il cambio annuale dei filtri come delle lampade a dei costi assolutamente a parte di qualunque. La cosa importante è che questi prodotti sono stati testati dal Dipartimento di Scienze Biomediche del Presidio Ospedaliero Luigi Sacco di Milano, che fa parte del Polo Universitario di Milano, il quale ha certificato che la carica batterica del virus SARS-CoV-2, in sostanza della famiglia intera del Covid-19, subisce via un abbattimento di questa carica virale fino al 99%, per cui un risultato davvero notevole, un aiuto consistente che diamo ai bambini e che non solo ai bambini, perché ricordiamoci che così come dicevamo prima, siccome il contagio sta sfruttando proprio questa fascia di età, che è quella non vaccinata, noi riusciamo a proteggere i bambini in via diretta, ma in via indiretta riusciamo a dare un grande contributo per il contenimento del contagio in generale sulla popolazione dell'intera vita. Assolutamente sì, infatti complimenti a te, ma complimenti anche alla scuola, nella persona del dirigente scolastico. E mi auguro anche che le scuole del territorio intero, insomma, per quanto riguarda la città di Agropoli, ma anche della provincia di Salerno, ecco, possano prendere esempio e magari, perché no, realizzare un'iniziativa del genere. Quindi grazie Tiziano per questa bella iniziativa e complimenti a tutti quanti voi. Che mi preme prima di salutarti, di salutare te, di salutare chi ci ascolta, di ringraziare in maniera significativa la dirigente in primis Carmela Maria Verrelli, anche non solo per il supporto e la disponibilità che ci ha dato, ma anche per avermi delegato in questa sede qui oggi ad intervenire anche in nome e per conto dell'intero istituto. Ringrazio il presidente del Consiglio d'Istituto, Giancarlo Sant'Angelo, il Consiglio d'Istituto tutto. Ringrazio l'Agropoli Cilento Servizi che ha provveduto ad installare i dispositivi. Un grande ringraziamento va alle aziende che abbiamo contattato e che abbiamo sensibilizzato, perché realmente senza il loro contributo, anche il loro contributo, non saremmo riusciti, nonostante il lauto intervento economico da parte degli istituti. E poi ringrazio Lento Channel perché, dando risalto a questa iniziativa, sicuramente dà un contributo importante per favorire la diffusione, quindi magari la realizzazione di sistemi come questi in altre realtà scolastiche del territorio. Grazie ancora a tutti e buon lavoro. Grazie Tiziano e buon lavoro anche a te. Complimenti ancora.